Nasce anche a Chieti il coordinamento provinciale del movimento politico Pettinari per l'Abruzzo. Il fondatore, presidente, stamani ha parlato dei nuovi ingressi, tra i quali Isidoro Malandra e il neocoordinatore provinciale Alex Orlandi, con lo sguardo rivolto alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo teatino in programma nel 2025 e ai futuri coordinamenti provinciali che interesseranno anche L'Aquila e Teramo. Sì, noi abbiamo fondato qualche mese dopo le elezioni di Pescara il Movimento Politico per l'Abruzzo e abbiamo creato tutta una serie, stiamo creando la struttura e una serie di coordinamenti provinciali. Oggi io mi onoro di presentare il coordinamento provinciale di Chieti con ingressi importanti, ma come appoggio esterno abbiamo anche il dottor Giancarlo Cascini, che è stato assessore al Comune di Chieti, e ci onoriamo di averlo anche come amico, diciamo, della nostra organizzazione. E poi c'è un ingresso importante, quello del consigliere comunale di Roio del Sangro, Alessandro Cavolso, un ufficiale dell'aeronautica, e qui noi oggi siamo tutti assieme con i soci fondatori del nostro movimento, Giovanni D'Andrea, Claudia Brancato, ci sono i coordinatori del Pescarese. Noi vogliamo creare una struttura aperta ad ogni tipo di apporto, siano associazioni civiche, gruppi civici, liste civiche, associazioni. Stiamo ricevendo tantissime adesioni anche nel Teramano e nell'Aquilano. La nostra organizzazione è un'organizzazione che si ispira ai principi istituzionali. La tutela degli ultimi, degli indifesi, ci occuperemo delle tematiche ambientali, della tutela del diritto alla salute, della sicurezza urbana e di tutto ciò che riguarda la tutela dei diritti del cittadino a 360 gradi. La mia storia parla di questo. Quanto alle prossime elezioni comunali a Chieti nel 2025, è possibile pensare a un proprio candidato sindaco? Oggi noi stiamo presentando la struttura, naturalmente non ci precludiamo nulla, ma questo deve essere deciso, organizzato dal nucleo locale. Se il nucleo locale riterrà, noi non abbiamo nessun tipo di preclusione, ma dobbiamo parlarne. Di questo non si è ancora parlato. Naturalmente siamo aperti anche agli apporti, a condividere, a parlare, anche e soprattutto anche di questo.